Si attende il segnale. Partiti! Break direi buono per tutti. Dall'esterno Jeff insieme a Danu Blu. Pulsive, Gaia Gol, Scarface che prova a fare partenza. All'interno c'è anche Vimercati con Jeff che prova a portarsi in vantaggio. Fronte alla prima piegata appunto in testa nei confronti di Danu Blu con all'interno Pulsive, poi Gaia Gol, Scarface, all'esterno Nepo, in coda sono Vimercati con all'estrema attesa, dimmelo ancora. Così gli otto concorrenti al completamento della piegata che porta sul rettilineo opposto all'arrivo. Jeff e Danu Blu che sono alle prese in vantaggio nei confronti di Pulsive, Gaia Gol che prova a rimontare per linee più esterne. Jeff ora la mette un pochettino sul ritmo dopo la fase iniziale abbastanza lenta. Jeff in vantaggio su Danu Blu che non perde di vista il fuggitivo. C'è la rincorsa da parte anche di Gaia Gol. Questi tre in buon vantaggio sul resto della compagnia capeggiata da Vimercati con dimmelo ancora che prova a recuperare insieme a Nepo e Pulsive. Danu Blu mette nel mirino Jeff e tende a passare quando mancano 250 alla meta. Federico ancora in vantaggio, a questo punto prova a scappare dal ritorno degli avversari, ritorno che al momento non vedo perché qui Danu Blu sta allungando netta e sicura verso il successo. Qui c'è un facilissimo assunto, Federico Bossa si rialza perché qua c'è soltanto un cavallo, disperde gli avversari. Danu Blu, c'è solo lotta per le piazze con Jeff e dimmelo ancora, che probabilmente finiscono nell'ordine sul palo davanti a tutti quanti gli altri. Non c'è stata partita, non c'è stata storia, Danu Blu vince, c'aveva ragione la punta che l'ha appoggiata, ma le ultime prestazioni la mettevano davvero in risalto perché aveva linee sicuramente importanti contro cavalli superiori. Jeff e dimmelo ancora che potevano essere le incognite vista la prima presenza in handicap, sono andati a disputarsi la seconda e la terza moneta, i due sono virtualmente in linea.